Buongiorno a tutti, sono Marco Zannini e mi occupo di sviluppo commerciale per 101 Caffè. Oggi, nel nostro webinar capiremo qual è l'importanza di un business plan e capiremo come scrivere un business plan efficace per un'attività commerciale. L'intento quindi è di darvi tutti gli strumenti, necessari per, non solo per capire fisicamente come redigere un business plan, ma anche per farvi cogliere quella che è l'importanza, di questo strumento per avviare un'attività e per gestire un'attività. In breve introduco 101 Caffè. 101 Caffè ha inventato il concept store del caffè di alta qualità in tutte le sue forme. Concept store perché nasciamo come retailer, per cui il nostro concept più tradizionale è quello del negozio specializzato. Caffè di alta qualità perché promuoviamo le eccellenze italiane, di torrefazioni italiane artigianali, in tutte le sue forme perché il nostro caffè è inserito in qualunque tipo di supporto fisico, quindi trovate caffè in grani, macinato, per capsule di tutti i tipi e perciate. 101 Caffè ha studiato diversi concept partendo da quello del negozio con cui abbiamo cominciato. Abbiamo oggi anche un concept negozio più area caffetteria takeaway, in cui alla vendita dei prodotti si affianca un'attività di caffetteria takeaway con prodotti gourmet italiano. Quindi abbiamo la caffetteria Co-Market, che è una caffetteria gourmet italiano che ha all'interno una vendita prodotti. Qui lo spazio preponderante è quello della somministrazione. Infine abbiamo la caffetteria itinerante. La caffetteria itinerante fondamentalmente ha sempre prodotti gourmet italiano, ma anziché in un locale fisico li ha su ruote, su un truck. 101 Caffè oggi è presente con oltre 120 punti vendita in Italia e nel mondo. Questa è la mappa del mondo per quello che è lo sviluppo al 2020. 101 Caffè ha cominciato la sua attività nel 2011 con il flagship store e ha aperto franchising a terzi a partire da ottobre 2012. Arriviamo a quello che è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi, il business plan. È un documento di previsione, è un documento di previsione che, scusate, ok, parleremo di quello che è il business plan, parleremo di come redigere un business plan in modo efficace per capire se il nostro modello di business è sostenibile e capiremo perché scrivere un business plan per aprire un negozio. Il business plan è un documento di previsione che descrive degli scenari realistici legati alla gestione del business e pianifica tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse finanziarie e umane. Sulla base di un'approfondita analisi dei costi fissi e variabili dell'attività, del mercato e della concorrenza. Non mi sto limitando soltanto a leggere quello che c'è scritto, tutte queste singole parole sono assolutamente importanti per capire quello che è un vero e proprio business plan. Non parliamo del conto della serva. Scusate il linguaggio un po' popolare, il conto della serva normalmente è considerato un piano costi e ricavi, per cui è fondamentalmente quanto incassiamo e quanto spendiamo a livello di costo di ricavo. Però diciamo che questo tipo di analisi, solo costi e ricavi, non considera i flussi di cassa e non considera una previsione realistica pluriennale e un punto di pareggio. Ovvero, per capirci, se io avvio un'attività e il mio bilancio costi e ricavi è positivo, mese per mese, anno per anno, non significa che il business sia sostenibile, perché poi il piano costi e ricavi va correlato a quello che è l'investimento iniziale e a quello che è il periodo atteso di rientro dall'investimento. Ci sono delle prime domande? Allora, qui vado avanti.
E arriviamo alla redazione del business plan. Quindi come redigere un business plan in modo efficace per capire se il nostro progetto è sostenibile. Allora, come dicevo, qui ci sono delle grandezze puntuali e delle grandezze flusso. Le grandezze puntuali sono i ricavi e i costi. Cioè noi abbiamo stabilito a livello di business plan un'ipotesi di ricavi per un periodo, quindi normalmente per un periodo di un anno, che poi viene replicato negli anni successivi. Quindi stabiliamo i ricavi per il 2020, i ricavi per il 2021 e i ricavi per il 2022. O anche i costi per il 2020, 21 e 22. Normalmente un piano ricavi e un piano costi può essere fatto anche mensilmente, cioè ci può essere anche un budget e un business plan mensile scorrevole. Normalmente, questo parlando del nostro caso di 101 Caffè, nel nostro business plan c'è un dato riassuntivo annuale, ma quel dato riassuntivo annuale è ricavato su una budgetizzazione mensile dell'attività. Lo stesso vale per il capitale. Il capitale disponibile e il capitale finanziato sono due grandezze flusso e vanno considerate non soltanto all'inizio dell'attività, ma anche ad attività in corso. Questo perché? Perché quando si avvia un'attività commerciale, prima di tutto c'è un costo iniziale di avvio. Il costo iniziale può essere un costo, può essere fondamentalmente un costo legato all'ingresso in un locale che è già occupato, piuttosto che anche a un kimono, cioè a una cifra da versare per andare a occupare un locale libero, ma in una zona commerciale, piuttosto che a un investimento in personale, a un investimento in arredi, a un investimento in tutto quello che serve proprio per cominciare l'attività. È quindi necessario sia valutare in modo realistico quelle che sono le proprie risorse disponibili, sia valutare in modo altrettanto realistico quali sono le risorse che ci serve recuperare da terzi, che è appunto il capitale finanziato. Perché dicevo che questo vale sia in avvio dell'attività che ad attività in corso? Perché prima di avviare l'attività normalmente c'è un primo investimento iniziale, ma nel momento in cui l'attività viene avviata, noi possiamo aver fatto tutte le previsioni che vogliamo, ma potrebbe essere necessario del tempo prima che l'attività vada a regime. Naturalmente, in questo caso è necessario considerare quello che normalmente viene denominato capitale di galleggiamento, ovvero una somma, una cifra che ci serve come copertura per non rischiare di avere perso tutte le risorse dopo l'avvio dell'attività, perché l'attività il primo mese, i primi 2 mesi, i primi 3 mesi non ha funzionato come ci aspettavamo e non è andata a regime. Parliamo quindi dei ricavi, prima di tutto. Allora, i ricavi e la loro origine sono, i ricavi sono legati fondamentalmente alla location, alla tipologia di attività, al modello di business. E tutte e tre questi aspetti si collegano ai flussi di clientela. Perché, in breve, la scelta della location determina sicuramente, è una parte sicuramente determinante nel successo o nell'insuccesso di un'attività commerciale. Ma la scelta della location non è semplicemente la scelta di un locale situato in una determinata posizione. È la scelta di un locale legato a una tipologia di attività che vogliamo svolgere e quindi ai flussi di clientela che noi pensiamo di avere in quella determinata località per quel determinato tipo di attività. Cosa intendo come tipologia di attività? Fondamentalmente settore, per cui volete lavorare nella vendita del caffè, volete lavorare nell'abbigliamento, nella bigiotteria, nella telefonia, in qualunque settore. La tipologia di attività influirà sia sulla scelta della location sia sui flussi di clientela, perché ogni tipo di attività ha un suo flusso di clientela. Pensate solo al nostro caso, noi siamo un retail alimentare e o una caffetteria e o una caffetteria con retail. Nel retail alimentare il cliente è un cliente ripetitivo, cioè un cliente che normalmente viene da noi, compra il caffè e torna a comprarlo. Quindi l'alimentare normalmente è una modalità di acquisto ripetuto. I flussi di clientela sono dei flussi di clientela normalmente abituali.
Una tipologia di attività come può essere una bigiotteria o ancora andando più in alto una gioielleria ha un altro flusso di clientela ed è un'altra tipologia di attività. Può necessitare una scelta diversa di location, ma chi va a comprare gioielli non va a comprarli in modo ripetitivo, li va a comprare una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, una volta all'anno, forse anche meno di una volta all'anno. Perché parlo anche di modello di business? Perché se per esempio penso a 101 Caffè e quindi al fatto che noi come tipologia di attività siamo un retail alimentare o una caffetteria, sto parlando di due cose diverse. Per cui la caffetteria genera un certo tipo di flusso di clientela, pur essendo un'attività in cui si somministra e si vende caffè. Il negozio genera un altro flusso di clientela. Cioè, parliamo dello stesso tipo di prodotto, fondamentalmente della stessa tipologia di attività, ma con dei flussi di clientela diversi, in base al modello di business. La seconda grandezza economica a cui facevamo riferimento sono i costi e la loro origine. Sì, ma però io sono su desktop. Ma questo. I costi sono fondamentalmente appartengono a questo elenco: costo d'affitto, costo del personale, le utenze, la materia prima e o la merce, i costi di trasporto, i costi generali. Nel nostro caso, parlando in generale di un franchising, potrebbero esserci le royalties e poi ci sono i costi finanziari di avvio attività. Anche qui è bene ricordare e sottolineare che non tutte queste grandezze costo sono legate all'operatività, alcune proprio sono legate all'avvio dell'attività commerciale. Quindi se noi prendiamo diciamo il conto della serva, nel conto della serva ci sono sempre l'affitto, il costo del personale, le utenze e la materia prima. Perché? Perché sono abbastanza facili da definire, cioè io so che ogni mese pago, non so, 1.000 euro di affitto, ho una persona, ho un dipendente all'interno dell'attività commerciale, più o meno le utenze sono, non so, quantificabili in 100 euro al mese, 200 euro al mese, e la merce, in base a quella che è la mia marginalità e a quello che è il mio costo d'acquisto, la merce mi costa in proporzione sul venduto. Quindi diciamo che queste cose io le considero sempre come costi. Il trasporto spesso viene tralasciato. Viene tralasciato perché non viene preso in considerazione, ma è una cosa ugualmente importante, perché banalmente se noi pensiamo di lavorare su commessa, cioè sul cliente che viene da noi, ci chiede un prodotto e noi non ce l'abbiamo. Non solo in quel momento rischiamo di avere una vendita persa, ma abbiamo anche un costo di trasporto aggiuntivo, perché magari organizziamo un trasporto solo per far arrivare un prodotto. Tuttavia, possiamo considerare la variabile costi di trasporto come una variabile di costo di gestione ordinario. I costi generali, sono ugualmente difficili da quantificare, perché, diciamo che le commissioni del POS potrebbero essere vagamente quantificabili, ma i costi di pubblicità e di marketing sono invece molto legati al territorio. E noi, finché non abbiamo avviato l'attività e non abbiamo capito qual è la nostra clientela, faremo fatica a metterli a budget. Le royalty sono più facili da mettere a budget qualora noi sappiamo della loro esistenza perché abbiamo aderito a una proposta di franchising che le prevede. Viceversa, i costi finanziari di avviamento attività sono probabilmente la cosa più difficile da stimare all'inizio. Perché non sappiamo che arredamenti avremo, non sappiamo che costi di ristrutturazione avremo, quanto ci costerà l'insegna, quanto ci costerà anche semplicemente la burocrazia, i costi di burocrazia per i documenti, per i permessi, per le autorizzazioni, per qualunque cosa sia legata all'avvio dell'attività. Parleremo poi di tutte queste variabili, ricavi e costi, anche proprio sulla base di un esempio di prospetto di business plan.
Infine c'è il concetto fondamentale. Ok, abbiamo visto quelle che sono grosso modo le variabili, abbiamo visto che cos'è un business plan, e allora la domanda è perché scrivere un business plan per aprire un negozio? Diciamo che io la motivazione più forte che trovo inizialmente è che è fondamentale evitare di andare a occhio. Il rischio quando si pensa a un progetto di business è che si sottovalutino tutte quelle che sono le microattività connesse all'avvio e poi allo sviluppo dell'attività stessa e allo sviluppo di fatturati. È fondamentale avere consapevolezza. E il business plan, a mio avviso, è lo strumento che serve a creare consapevolezza. Cioè, voi mettendo dei numeri per iscritto e anche andando a rivedere i numeri per iscritto, siete in grado di capire con molta più consapevolezza se state facendo un salto nel buio, se state facendo una cosa ben meditata, ben pianificata, profittevole, sostenibile. E a che livello? Tra le altre cose, avviare un'attività anche con noi, pensando ai quattro modelli che avete visto inizialmente, quei quattro modelli prevedono, una tipologia di investimento diversa, ma anche un tipo di operatività diversa. Per cui, pensare solo a, non so, a dei numeri di fatturato, senza relazionarli ai flussi di cassa, senza relazionarli all'operatività di tutti i giorni, è veramente complicato. Cioè, voi pensate solo al discorso di aprire un negozio. Aprire un negozio con 101 caffè, per esempio, è molto diverso se il negozio viene aperto in città o in centro commerciale, a seconda poi della grandezza della città. Perché il tipo di location, in questo caso, e il tipo di modello di business sono diversi, vanno a cambiare tutta quella che è l'operatività. E questo vale anche nel momento in cui decideste di intraprendere una scelta simile da soli, senza legarvi a un marchio o un franchising. Comunque dovete capire che cosa state facendo e che cosa questo vi comporta in termini di singole voci di costo. E di fabbisogno finanziario, cioè cosa vuol dire aprire in città? Aprire in città vuol dire trovare un locale, capire qual è il kimono, ovvero un'eventuale cifra per entrare all'interno di un locale, quali sono i costi di ristrutturazione del locale, quali sono i costi degli arredi e nel caso avessi bisogno di personale, quale sarà il costo del personale e naturalmente quale sarà il costo dei prodotti per partire. Tutto questo determina fabbisogno finanziario. Aprire la stessa attività in centro commerciale, io devo anche capire se avrò una caparra, se avrò delle altre spese che non sono comprese nell'affitto, ma che sono comprese in una voce costi generali del centro commerciale, se avrò, di sicuro avrò bisogno di avere dei dipendenti, perché è impensabile lavorare 84 ore a settimana tutti i giorni dell'anno, 12 ore al giorno tutti i giorni dell'anno da soli, stando a contatto con il pubblico. Per cui capite bene come lo stesso tipo di attività, cioè vendita in un negozio specializzato al pubblico, va a cambiare drasticamente sia l'operatività di tutti i giorni, sia il fabbisogno finanziario, a seconda di come lo si fa. In base al fabbisogno finanziario, si va da un istituto bancario o da un finanziatore, perché un finanziatore, prima di andare a darmi dei soldi, vi dice: ok, io perché ve li do? Perché volete aprire un negozio di caffè? Benissimo, bellissima idea. Ma questo negozio di caffè dove lo aprite? Avete fatto una stima dei costi dei ricavi? Avete fatto una stima del break-even point? Avete fatto una stima del fatto che vi renda o non vi renda? Perché io sono un istituto di credito, io credito ve lo faccio se l'attività sta in piedi. Perché se io vi presto dei soldi e voi tra un anno chiudete, io quei soldi non ve li do. Voi dovete dimostrarmi che avete fatto uno studio per vedere che la vostra attività reggerà. E ugualmente, l'ultimo punto, il business plan è utile per prevedere problemi derivanti dalla gestione, trovare possibili soluzioni. Perché? Perché, se io ho capito, per esempio, che nella gestione dovrò avere
Non so, pensiamo a una caffetteria, perché pensando ai nostri modelli è quello che potrebbe avere una maggior complessità iniziale. Pensiamo a una caffetteria di grande metratura, pensiamo dagli 80 metri quadri in su. Io quando comincio devo pensare a quanto personale dovrò avere, a come distribuire il personale, cercare di fare in modo che di limitare il più possibile l'intervento umano, cercare di fare in modo di limitare il più possibile il fatto che un dipendente rispetto all'altro mi renda di meno o mi crei problemi con la mia clientela. Ora, in ambito franchising, normalmente questi strumenti ve li dà il franchising, ma se voi fate un'attività in modo indipendente, questi strumenti dovete trovarli da soli. E quindi dovete pensare fin da subito, ok, quali possono essere i problemi derivanti dalla gestione? Devo considerare il fatto, non so, di avere degli orari di apertura straordinari, devo considerare il fatto di poter avere dei picchi in cui devo prendere del personale temporaneo, o devo pensare al fatto di avere del personale ridotto al minimo perché ho un personale di cui mi fido e non so, tutte le altre persone le prendo a gettone. Queste sono tutte scelte naturalmente legate all'operatività della singola attività commerciale. Noi naturalmente abbiamo la nostra visione, ma questo era soltanto un esempio legato al punto in questione, cioè perché scrivere un business plan per avviare un'attività e perché questo è importante per prevedere problemi della gestione e trovare soluzioni. Ora, mi rendo conto che sono argomenti non banali e che probabilmente a volte vado un po' troppo sul tecnico. Sto cercando di essere il più discorsivo possibile. A questo punto io vi presenterei quello che è il prospetto, un prospetto tipo di business plan, lasciando poi spazio alle domande alla fine del prospetto. Ora, l'esempio in questione è un prospetto di business plan, negozio con area caffetteria takeaway. Quindi è il nostro mo secondo modello per quelli che ho mostrato all'inizio del webinar. Questo tipo di attività ha due forme di vendita. Una prima forma di vendita è lo shop, quindi il cliente che viene e compra il prodotto per consumo fuori dal locale. E il secondo è il modello caffetteria, quindi per il cliente che invece entra e il prodotto lo consuma all'interno del locale. Qui, per esempio, per farvi un caso molto specifico, nella voce ricavi di vendita abbiamo fatto un'ipotesi di mix di vendita con il 70% del venduto di questo punto vendita che è legato allo shop e il 30% che è legato alla caffetteria. Qui vi do una nozione che noi normalmente utilizziamo per la costruzione di business plan. Il ricavo deve essere prudente. Quindi, per ovviare alla possibilità che ci siano delle differenze a livello di ricavi attesi, di ricavi realizzati, cercate di essere prudenti nella stima dei ricavi. Come abbiamo fatto in questo esempio? In questo esempio abbiamo stimato che tutta la merce dello shop ha un IVA al 22%. Il caffè effettivamente ha un IVA al 22%, ma gli zuccheri, le bevande aromatizzate, i tè, le tisane, i biscotti, una parte delle merceologie che vendiamo all'interno del punto vendita hanno un IVA al 10%. Tuttavia, se noi qui avessimo provato a fare una stima più precisa, più puntuale, di un'IVA ponderata di tutta la merce che vendiamo, avremmo rischiato di sbilanciare l'ipotesi di ricavi. Quindi abbiamo preferito considerare tutti i ricavi al 22% in modo tale da dire, ok, qui abbiamo una tassazione più elevata, abbiamo un margine più basso e questo ci porta ad avere un risultato più prudente. Viceversa sulla somministrazione, sulla caffetteria, come vedete, l'IVA al 10%, perché per legge tutto quello che viene somministrato ha IVA al 10%.
Naturalmente anno su anno un'attività commerciale bisogna supporre che abbia dei tassi di crescita. La nostra stima, anche in questo caso prudente, è che ci sia una crescita anno su anno del 15%, dal primo anno al secondo anno al terzo anno. Come vedete, abbiamo anche previsto tre diverse configurazioni, una configurazione standard, una medium e una premium. Perché? Perché c'è un risultato atteso che noi possiamo considerare medio per il tipo di attività commerciale, un risultato premium che è quello dei nostri punti vendita, diciamo top seller, e un risultato standard che fondamentalmente deve stabilire un obiettivo minimo da raggiungere, un obiettivo minimo realistico da raggiungere. Questo serve anche a voi. Perché vi serve avere un parametro di riferimento. Un parametro di riferimento è il cosiddetto medium. Non è il premium e non è lo standard. È il cercare di capire un'attività come questa che risultati può fare nel vostro territorio, nel vostro contesto. Il costo di produzione che vedete sotto la parte dei ricavi è ovviamente legato ai costi della materia prima nel nostro caso. Per cui i costi normalmente sono stabiliti nei nostri conti economici in percentuale. Cioè noi sappiamo quella che è la marginalità media, i costi vengono ripartiti in base alla stima dei ricavi. Quindi se io venderò 10 e la marginalità è 7, il costo sarà 3. Se io venderò 10 e la marginalità è 3, il costo sarà 7. Questo proprio per semplificare il discorso. Poi c'è tutta la parte dei costi generali. La parte dei costi generali l'abbiamo elencata prima nelle voci di costo più importanti. Come vedete, ripartiamo sul discorso dei trasporti, delle royalty, della pubblicità, dell'affitto con spese generali, del materiale di consumo, di costi legati agli incassi, telefonia, elettricità e utenze in generale, manutenzioni e professionisti. Tra cui consideriamo soprattutto commercialisti e consulenti del lavoro. Ora, alcune cose sono normalmente stimate in percentuale, è possibile stimarle in percentuale. Le percentuali normalmente sono legate al tipo di attività che si fa, per cui, ad esempio, se si vendono prodotti a scontrino molto alto, mi viene da pensare al computer, il trasporto per un computer in percentuale avrà una stima abbastanza bassa. Il trasporto per il caffè in percentuale avrà ugualmente una stima abbastanza bassa perché il nostro prodotto è un prodotto che si riesce a palletizzare bene, per cui si riesce a muovere in quantità su un bancale. Per cui qui la stima del trasporto è molto legata al tipo di attività che si fa. Chiaramente un prodotto molto pesante o molto volumetrico potrebbe costare tanto in termini di trasporto, potrebbe costare poco in termini percentuali sul valore del bene. Le royalty sono una cosa legata al franchising e sono sempre in percentuale sul fatturato, oppure qualche franchising, giusto per vostra informazione, mette un fisso più una percentuale sul fatturato o soltanto un fisso. La pubblicità e le promozioni, noi preferiamo collegarle a una percentuale sul fatturato, perché devono dare una dimensione di sostenibilità. Il rischio altrimenti è che non si sappia calcolare un budget legato a quello che può essere la promozione del punto vendita. Cioè io ho aperto il mio punto vendita, decido di fare promozione, quanto investo? È meglio legare la percentuale. È meglio legare le spese di pubblicità e promozione a una percentuale sul fatturato perché ci aiuta a rimanere in un ambito appunto di sostenibilità. L'affitto e le spese sono una grandezza che conoscete. Attenzione perché non sono una grandezza fissa. Cioè l'affitto paradossalmente spesso viene considerato come un dato acquisito, cioè l'affitto è 1000 euro al mese, punto. Non è così. All'interno dei centri commerciali l'affitto può essere legato al venduto, al fatturato, quindi può avere una quota di variabile. Scusate,
essere esattamente una percentuale del fatturato. Ugualmente l'affitto nel tempo può essere rinegoziato. Può essere a volte rinegoziato dal proprietario al rialzo, a volte rinegoziato dal affittuario al ribasso. Dipende molto dai locali, dalle politiche, dai contratti, da tutto quello che è stato fatto e che è legalmente possibile fare da ambo le parti. A volte, ad esempio, è possibile che una via, una zona, un centro commerciale siano in un momento di particolare difficoltà e quindi siano disponibili a rinegoziare gli affitti a ribasso. Questo può succedere sia quando una persona sta per iniziare la sua attività e chiede informazioni per entrare in quel centro, sia quando una persona ha già iniziato la sua attività e valuta, ad esempio, di trasferirsi in un altro centro. La parte di materiale di consumo, di costi per incassi sul fatturato, di telefonia, di utenze, manutenzione ai professionisti, sono spesso legate al locale, cioè il professionista è sicuramente legato al locale, tutto quello che riguarda la telefonia e l'elettricità può essere legato a delle differenze tariffarie a livello locale e ugualmente, chiedo scusa, okay. E ugualmente la parte degli incassi per post fatturato è vero che noi normalmente la stimiamo come percentuale sul fatturato pagato con Bancomat. Ma è altrettanto vero che l'Italia è un paese meraviglioso in cui ci sono delle differenze fortissime a livello di comportamento del consumatore. Quindi può succedere che in un territorio quasi tutti paghino con il POS e in un territorio quasi tutti paghino con contanti. Questa è una variabile che non è possibile stimare a priori. È possibile stimare a livello locale, per cui noi suggeriamo di fare un minimo di valutazione. Il costo del lavoro e il numero dei dipendenti. Ecco, il costo del lavoro fondamentalmente sapete che comprende una quota di salario netto al dipendente di salario lordo che è ben differente soprattutto in Italia. Quindi bisogna fare una valutazione molto attenta in base a quello che è il modello di business, per capire quanti dipendenti è necessario avere e quanto questo costo va a incidere sull'operatività. Noi anche qui suggeriamo delle valutazioni abbastanza prudenti, cioè una stima di uno stipendio di un dipendente mensile. Naturalmente il dipendente può essere, il costo del dipendente, il costo dei salari può essere legato anche a dei flussi di clientela che inizialmente sono imprevedibili. Ma nella nostra ipotesi di crescita dei fatturati, tendenzialmente c'è un'ipotesi di crescita anche del costo del dipendente, perché o aumenta il numero dei dipendenti o potrebbe aumentare il numero di ore del dipendente, quindi aumentare lo straordinario, oppure siamo fortunati e aumentano i fatturati, magari anche in modo sostanziale, con lo stesso numero dei dipendenti all'interno del punto vendita. E infine, per quanto riguarda i costi, nel nostro caso, essendo un franchise in cella, entry fee, nel caso generale di un'apertura, di un avvio di un'attività commerciale, ci sono i costi delle mobilizzazioni materiali, per cui tutti i costi legati alla creazione del punto vendita all'apertura, banalmente dal computer alle luci, a tutto quello che non so, può essere un banco cassa, può essere un software gestionale, può essere un arredo, può essere un qualunque tipo di attrezzatura. Il risultato finale operativo è l'EBITDA. Normalmente l'EBITDA, cioè il reddito prima delle imposte, fondamentalmente, e della gestione straordinaria, l'EBITDA normalmente è il vero valore che viene considerato per il successo di un'attività commerciale.
Perché se l'EBITDA è positivo e o l'EBITDA è alto, vuol dire che l'attività commerciale genera soldi con la sua operatività. Poi c'è un discorso legato a quelli che sono gli interessi, la gestione straordinaria, per cui ricavi e costi straordinari, e le imposte, che sono delle grandezze non legate strettamente all'operatività del punto vendita. Ma ad esempio all'indebitamento, cioè gli interessi sono legati ad esempio al fatto che inizialmente abbiamo deciso di avviare l'attività con molto capitale finanziato. Questo incide nel risultato finale, quindi nell'utile vero e proprio, ma non incide sul risultato operativo. Il risultato operativo è, questo sì, molto legato a quelli che sono i costi ricavi del punto vendita nella sua vita. Ci sono domande a questo punto? Allora procedo. Ok. Ora entriamo nel discorso del franchising. Passerò su alcuni concetti abbastanza brevemente perché sono concetti che poi ritroverete nelle slide. Il franchising è una formula in cui due imprenditori fanno squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune. Non è chiaramente solo un discorso pubblicitario, ma è un discorso legale. La definizione di franchising è quella che leggete in cui ci sono due soggetti giuridici economicamente indipendenti che sono strettamente correlati per non solo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, ma anche proprio per la condivisione di know-how, di brevetti, di assistenza, di consulenza tecnica e commerciale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il successo di un'attività è successo di entrambe le parti. L'insuccesso dell'attività è insuccesso di entrambe le parti. Il franchising, qui torno sul concetto del break-even point di cui avevamo parlato all'inizio del webinar. Il franchising normalmente è un contratto che dà un orizzonte di 5 anni, almeno per come l'abbiamo studiato noi per il nostro format. Dà un orizzonte di 5 anni perché il punto vendita deve essere sostenibile e profittevole. Quindi quando voi avviate un'attività dovete avere un orizzonte temporale, dovete avere degli obiettivi temporali entro i quali raggiungere un break-even point, entro i quali avere poi un profitto nella vostra attività. Non potete pensare di avviare un'attività, investire se li avete o anche se non li avete, ve li fate finanziare, investire 100.000 euro in un'attività che vi frutta come rientro di capitale 1.000 euro al mese. Senza saperlo, cioè se voi lo fate consapevolmente va bene. Ma se voi non lo fate consapevolmente e ve ne accorgete dopo, voi vi accorgete che avete scelto un orizzonte temporale enorme, perché avete scelto 100 mesi per rientrare nel vostro investimento. Dal mese numero 101 voi cominciate a fare profitto, fermo restando che le condizioni di mercato vi rimangono inalterate per tutto questo tempo e quindi voi continuate a generare lo stesso livello di profitto. Il franchising è vero che vi dà un vincolo temporale, ma ve lo dà perché nel franchising si dice avete una zona di esclusiva, avete il modo di lavorare, noi vi diamo gli strumenti, avete un tempo ragionevole di rientro del capitale investito. Cioè perché vi diamo 5 anni? Perché se noi vi dessimo un anno e poi voi dopo un anno foste liberi, non vi daremo nessuna garanzia perché dopo un anno noi possiamo dare la zona a qualcun altro, voi avete investito un anno e avete buttato via i soldi. Se noi vi diamo viceversa un orizzonte di 10 anni, non solo voi vi sentite legati per 10 anni, ma poi soprattutto voi che cos'è che vi aspettate? Vi aspettate che la vostra attività parta con un orizzonte temporale di 10 anni nel mondo di oggi, nel commercio. È praticamente impossibile andare a dire a qualcuno, sì, tu tra 10 anni questa attività ti renderà di più, ti renderà di meno. Bisogna avere un orizzonte realistico. Un business plan, come dicevamo all'inizio, deve essere realistico. La stima non può essere fatta troppo di là nel tempo.
Nel nostro settore noi siamo l'unico format, siamo l'unica catena di punti vendita di caffè che lavora con il contratto di franchising, secondo la legge che avete visto in precedenza. Per ora vi salto gli elementi che compongono franchising perché li ritrovate tutti. Ho più interesse ad andare parzialmente su questo discorso, cioè su come scegliere il franchising giusto, che in realtà può essere una domanda anche più generale. Come scegliere l'attività commerciale giusta per voi, in base alla vostra attitudine, al vostro orientamento, in base al know-how che avete o che volete avere, in base alla sperimentazione vostra o di altri, in base alla struttura che cercate o che avete, e fondamentalmente in base a quello che siete in grado di fare, se volete farlo da soli, o che volete fare se vi appoggiate a un franchising. Ecco, importante nel caso vi appoggiate a un franchising, appoggiarvi a qualcuno che ha una struttura e che quindi ragionevolmente è anche collegato alle associazioni italiane di franchising, vi dà delle garanzie in più. Questo è il punto su cui volevo andare con maggiore attenzione, perché questo è legato al concetto di business plan. Allora, prendete ad esempio i modelli di cui abbiamo parlato all'inizio. Voi avete, non so, 20.000 euro di capitale vostro che volete investire. Non vuol dire che avete 20.000 euro di risparmio a disposizione, magari ne avete anche di più, ma siete disponibili a investirne 20.000. Volete avviare un'attività per, ora faccio un esempio che è abbastanza frequente, per dare un lavoro a un vostro familiare o semplicemente per aprire per voi stessi, quindi per autoimpiego. Avete 20.000 euro, ve ne servono, ma questo è soltanto un esempio di cifre, non prendetelo troppo, non prendetelo troppo alla lettera. Vi servono 50.000 euro in tutto, 20.000 li avete voi, 30.000 li chiedete come capitale finanziato. Ok. Sapete che avete un dipendente, o meglio, sapete che avete una persona all'interno del punto vendita che avrà il suo stesso stipendio dall'attività commerciale. Quindi di fatto non avrà dei lavoratori dipendenti sotto di lei. Avrà come costo l'affitto, il proprio stesso salario che in realtà sarà l'utile, ok? E quelle che sono le utenze. Quindi quello è l'investimento totale, 50.000 euro, 20 di capitale mio investito e 30 di capitale finanziato. I ricavi dipenderanno esclusivamente dall'abilità della persona che è all'interno del punto vendita a vendere, dal locale che è stato scelto e dal tipo di attività che è stata avviata. Quindi anche dal tipo di prodotto che c'è all'interno del punto vendita. Okay? Questo è per rifarci al business plan. L'imprenditore seriale fa un altro mestiere. Credo che questo sia chiaro. L'imprenditore seriale non fa un autoimpiego. L'imprenditore seriale è quello che dice: ok, io voglio gestire o pensare di gestire più punti vendita, voglio avere un profitto e quindi penserò di avere dei dipendenti. Quindi dovrò strutturarmi su un modello imprenditoriale che mi permetta di avere il dipendente e un surplus per me. Il negozio, per esempio, il negozio specializzato di 101 Caffè aperto in città è un modello di autoimpiego normalmente. Aperto in centro commerciale può essere un modello di imprenditore seriale. Ma aperto in centro commerciale presuppone di sicuro dei dipendenti, di sicuro dei costi iniziali di avvio attività diversi, perché il centro commerciale normalmente comporta dei costi diversi. Ok? Presuppone dei fatturati più alti, presuppone la possibilità di avere un profitto e quindi anche di andare a gestire, a tendere più aperture e più punti vendita. L'investitore vero e proprio, noi consigliamo un altro modello. L'investitore vero e proprio è quello che dice: ok, io investo per guadagnare. Normalmente investe di più, normalmente investe, ha una capacità di capitale investito più alta e avendo una capacità di capitale investito più alta riesce ad avere anche più credito dagli istituti bancari per fare leva finanziaria. Quindi normalmente l'investitore, parlando del caso di 101 Caffè, noi consigliamo di andare sulla caffetteria, perché la caffetteria normalmente sviluppa o può sviluppare dei fatturati più importanti
soprattutto ha una marginalità molto più alta, perché quando si va in somministrazione si margina più alto. Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto di tutte le catene che fanno somministrazione. Queste sono le caratteristiche soft skill vincenti del francese ideale. Naturalmente, anche qui parliamo di due modelli diversi, perché qui parliamo del caso in cui il francese è sia imprenditore che lavoratore all'interno del punto vendita, chiaramente deve saper stare a contatto con il pubblico, avere leadership, coinvolgere i collaboratori, ascoltarli. E coinvolgere i clienti e ascoltarli e saper stare a contatto con le persone. L'investitore puro non ha bisogno di queste cose, l'investitore puro ha bisogno soprattutto di una visione imprenditoriale, naturalmente del capitale, e di un rapporto, quello sì, di coinvolgimento con i collaboratori. Comunque chi va fisicamente a fare il business per conto dell'investitore deve essere molto legato all'investitore, perché comunque bisogna sapere dove vanno a finire i propri soldi, come vengono gestiti e come viene portata avanti l'attività. In questo senso è più facile per un investitore puro legarsi a un franchising, perché anche qui il franchising fa da mediatore, cioè c'è l'investitore in questo caso può avere due interlocutori a cui con cui confrontarsi. Uno è il proprio personale che fa sviluppo dell'attività e uno è il franchising che fa da supporto all'attività stessa. Chiudere, vi invito a tenervi aggiornati su tutto quello che è il mondo 101 Caffè. Quindi i prossimi appuntamenti li troverete come sempre nel nostro calendario, al link che trovate in questa slide. Ma vi invito anche a partecipare ai nostri Open Day. Nel mese di marzo ne avremo due. Uno sarà lunedì 9 marzo e uno sarà sabato 14 marzo. In questi due eventi, in entrambi gli eventi, apriremo l'azienda ai potenziali, a chi è interessato al nostro business e al nostro franchising. Ci sarà direttamente l'amministratore delegato, fondatore Umberto Gonnella, che vi mostrerà l'azienda, gli uffici, la logistica, la caffetteria e vi parlerà di quello che è il nostro mercato e di quello che è il nostro franchising. E alla fine avrete la possibilità di fare non solo tutte le domande che volete direttamente a lui, ma anche a tutta la nostra struttura commerciale che sarà con voi, che parteciperà agli webinar, ai colloqui eventuali. Vi chiedo in chiusura se ci sono domande. Non vi preoccupate, naturalmente potete anche fare tutte le domande che volete in seguito rivolgendovi a franchising@101caffè.it. Altrimenti, ecco, questo capisco che è un argomento su cui c'è bisogno di magari di ragionare molto e su cui fare anche domande a caldo e più complesso. Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Non esitate comunque a tornare da noi, alla nostra struttura, e vi risponderemo quanto prima. Ringrazio tutti dell'attenzione e della partecipazione. Buona giornata e al prossimo webinar.